Ciao ragazzi, come state? Oggi mi è arrivato da Amazon UK questo nuovo kit, si chiama Slimy Coffee ed è qualcosa che non avevo mai visto sinceramente, quindi ho voluto acquistarlo anche perché costava relativamente poco. Poi vi lascerò giù in descrizione il link se volete provarlo anche voi. È qualcosa un po' di veramente particolare, è una sorta di slime squishy, insomma, è un misto panna, come dico sempre. È realizzato da Orb. Praticamente abbiamo questa sorta di squishy, praticamente si parte da qua. Ci si mette poi sopra la base di slime, si decora e poi si squizza tutto quanto. Quindi è veramente qualcosa di impressionante. Possiamo trovare all'interno uno di questi tre tipologie, più tre topping e il molde. Eccoli qua. Ah, c'è anche proprio lo stampo. Oh, ragazzi, veramente sono troppo curiosa. Quindi bando alle ciance, andiamo subito ad aprirlo perché veramente sono super curiosa. Tra l'altro è arrivato anche aperto, quindi spero che ci sia tutto. Io non ho controllato perché ho aspettato voi, quindi spero ci sia tutto. Allora, fossero anche una sorta di istruzioni, ma a quanto pare non ci sono. Ok, allora vediamo un attimino se c'è un'apertura facilitata. No, non c'è, quindi andiamo di forbici. Ok, questa è la parte squisciosa ed è anche abbastanza slow, praticamente così si mette, così, poi così e così, no, questo cos'ha, sì, così, tipo una sorta di cosa così. Sì, è veramente squiscioso, quindi questa è la parte tutta squisciosa. Poi abbiamo questi. Allora, questo è slime. Ma veramente slime, ma quanto ce n'è, mamma mia! Poi abbiamo questa parte qua che è invece, dovrebbe essere uno slime fluffy. Mentre questo serve per creare con lo stampo, quindi i dettagli. Questo qua è uno stampo, mi sembra fatto in plastica normale, quindi non è neanche in silicone. Sì, è decisamente uno stampo proprio plastica grezza grezza, dove abbiamo allora delle mini basi di cupcake, la panna, cuoricino, un pezzo di, diciamo, base per donuts, un biscottino, una fragola e qua dovrebbe essere un biscottino, tipo, così li vedete molto meglio. È veramente un po' particolare come cosa. Allora, c'è scritto che è facile creare le forme con la Fluffy Whips. E niente ragazzi, proviamo a creare qualcosa con questa cosa che veramente mi pare talmente pazzesca che speriamo di non fare un macello. Quindi abbasso la videocamera e iniziamo subito.
Ok, ragazzi, allora questo mi sembra tanto tipo uno slime di quelli bouncy. Infatti. Allora, è molto morbido da modellare. Quindi praticamente noi possiamo creare qualsiasi decorazione vogliamo. E il bello, almeno da quello che dicono, è che poi possiamo anche separare i pezzi una volta che abbiamo terminato. Quindi poi rimetterli nelle loro custodie, che tra l'altro hanno anche pensato bene di farle con, vedete, la chiusura, in modo tale che non si secchi il prodotto. E questa è veramente una grandissima cosa. Allora, proviamo a fare qualcosina di particolare. Allora, vediamo se mi viene in mente qualcosa. Ci vorrebbe tipo il mattarello. Sono senza profumo per la cronaca. Almeno questo è senza profumo. Non so gli altri se avranno un profumo. Vorrei fare una sorta di tipo gelatina, cioè non so, qualcosa da mettere. Tipo una crema ai frutti di bosco. Sì, i colori non sono molto invitanti, devo essere sincera. Allora, questo è bello slime. Super acquoso, vediamo se riesco a... Perfetto, a metterlo così. No, ci vuole qualcos'altro. Proviamo a mettere questo. Questo è veramente morbido, ragazzi. Allora, vediamo se riesco a fargli da... Perfetto, ora mettiamo
Cioè, sta diventando più che un waffle, sta diventando un hamburger praticamente. Allora, questa parte qui, anzi, ci vuole un altro po' di slime. Ok, la parte in fondo è veramente difficile da togliere. Qua sta cascando un po' tutto. Ok, vorrei riuscire a fare una decorazione con questo slime e quello viola. Credo che sia impossibile perché questo slime è veramente duro, ma proviamoci. O se no posso fare, ecco, allora, e poi con questo andare a girare. Ragazzi, non è proprio il massimo perché i colori sinceramente non sono il massimo, cioè veramente sta cascando un po' tutto. E vabbè, non ho neanche utilizzato questi. Vabbè, adesso lo uso, ci faccio un cuoricino da mettere in alto, quindi basta premere. Ecco il nostro pseudo cuore. E lo vado a ficcare qua in alto. Beh, dai, ragazzi, non è proprio malvagio, malvagio, a parte che sta proprio deragliando. Mamma mia. Ok, allora, proviamo a fare come dicono loro. Ora devo prenderlo in mano, squisciarlo completamente e poi in teoria i pezzi si possono anche staccare, quindi si può riutilizzare tutti gli slime. Quindi lo prendo in mano e ok, ragazzi, pronti? Aiuto, ho paura di combinare danni. 1, 2, 3. Mamma mia. Che casino, no, pazzesco. C'è lo slime acquoso che ha fatto danni in ogni dove, però non è, secondo me, questo gran divertimento. Cioè, non lo so, sinceramente non lo so, non lo so, adesso c'è questo slime blu che ha fatto danni in ogni dove. Allora, cerchiamo di toglierlo via, raccoglierlo e metterlo
al suo posto. Comunque è un ottimo slime, devo essere sincera. Torna a casa. Bravo. Poi. Mamma mia. Allora, qua è rimasto un po' di slime ancora blu. Ma non credo che sia così semplice da togliere, sinceramente. Sì, come vedete, non è per niente facile da ripristinare lo squishy. Ci vuole decisamente un po' di pazienza. Anche perché questo verde era già morbido di suo, ma unendosi allo slime azzurro è diventato ancora più appiccicaticcio. E quindi non è il massimo. Allora, quello viola, via. Sì, no, ragazzi. Per fortuna che l'ho pagato pochissimo, perché cioè proprio non ero convinta, ma ho detto, mi sembra che l'ho pagato 4 sterline, una roba del genere, quindi veramente poco e ci sta per provare. Ogni tanto bisogna provare qualcosa di nuovo. E guardate, da qua si è tolto abbastanza velocemente, quindi questo è più o meno salvo. Più o meno, dicevo. Sì, no, non è per niente così semplice da come lo mostrano loro. Vabbè, ragazzi, che dire, sinceramente. Non mi sento di consigliare, anzi, no, secondo me non è il caso di acquistare questo kit, per quanto sia carino, perché alla fine comunque è carino. Ci vuole veramente una pazienza. Guardate, beh, adesso bene o male sta andando via, quindi si sta liberando lo squishy. Però piuttosto, non lo so, lo userei per qualcos'altro questi squishy. Cioè, come gioco non mi ispira per niente, ecco, devo essere proprio sincera. Voi cosa ne pensate? Vi direi scrivetemelo giù nei commenti, ma non so se potete ancora commentare, visto che dovrebbe essere partita la nuova legge su YouTube, quindi quello non lo so. Però non mi sento di consigliarvi questo prodotto, perché è alquanto strano, come potete vedere. Cioè, lo slime è anche bello, cioè nel senso comunque è fatto bene. Però cioè, sinceramente non è che mi verrebbe tutta questa voglia di rifare tutto da capo. Se fosse una cosa che rimane fissa senza doverla distruggere, potrebbe anche essere carino, perché magari si possono inventare delle creazioni carine, non dico gustose, perché in base ai colori che trovate, ovviamente può essere o meno gustoso. Però, insomma, qualcosa da tenere sulla scrivania per bellezza potrebbe anche essere, quello sì. Però per il resto, ragazzi, non me lo sento veramente di consigliarvelo, quindi proprio no, ci sono delle cose secondo me molto migliori. Beh, però bene o male sono riuscita a staccare quasi tutti i pezzi, quindi il bello di questo è che, come vi dicevo, li potete reinserire dentro alle proprie custodie, in modo tale che se volete utilizzarli per altri giochi o altre cose, potete farlo tranquillamente. E questo è un punto a loro favore, decisamente. Bene, ragazzi, che dire? In conclusione, non comprerò assolutamente più questo
tipologia di gioco, insomma, di creativo, perché per quanto mi piaccia bene o male lo slime, questo è un gioco che non fa per me. Non lo so voi cosa ne pensiate, e spero che riusciremo comunque a comunicare in un modo o nell'altro. Magari scrivetemi su Facebook o su Instagram, e però per il resto sono carini queste forme così da squishy, però unire lo squishy e lo slime forse non è stata questa gran genialata, tutto sommato. Bene, allora ragazzi, per oggi è tutto, io vi saluto, mi raccomando, pollicioni in su, anche per la simpatia, mettiamola così, visto che comunque questo prodotto non è proprio il massimo della gioia. E niente, iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle prossime novità, i prossimi video che farò. Un bacione e a presto. Ciao ciao!